Oggi siamo andati in Puglia per selezionare un altro primitivo di Manduria. Questo è un vino DOC prodotto dalla tenuta Rubino, ma andiamo a vedere tutti i dettagli durante il nostro test. Al momento dell'apertura della bottiglia non abbiamo notato problemi, anche se per questo primitivo avremmo preferito un sughero monoblocco che nel tempo garantisce una migliore conservazione. L'etichetta, molto essenziale, sicuramente punta al concreto. Durante la rotazione nel bicchiere si nota l'elevata densità e spicca il colore rubino, anche se possiede una trasparenza un po' più alta rispetto a quella classica di un primitivo. Non abbiamo rilevato nessun difetto visivo. Appena versato all'interno del calice, questo primitivo non riesce immediatamente a sprigionare le proprie caratteristiche aromatiche, ma dopo pochi secondi, oltre agli aromi di frutta rossa, spiccano anche sensazioni di caramello, speziato, tabacco e cioccolato, quindi un ampio bouquet. Al palato si nota l'elevata corposità, con un tannino morbido e poco invasivo, regalando nel complessivo una piacevole dolcezza, ritrovando anche in questo caso la sensazione di speziato. Dopo la deglutizione, la persistenza è lunga. Possiamo abbinare questo vino a formaggi, a pasta dura, a salumi e anche a primi piatti. Mi raccomando, seguiteci sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale YouTube. Ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!